Il venerdì sera è un'illusione. Ce l'hai fatta, pensi, mentre chiudi l'ultimo bottone della camicia ed esci di casa. Che sia il lavoro o l'università, è finita. Almeno per 48 ore. Il tempo della fatica è terminato. Inizia quello dell'ozio. Comincia un altro fine settimana. Non si sa bene perché, ma si è sempre convinti che sarà meglio di quello passato. Invece il venerdì sera è solo un'illusione. Un'illusione che svanisce la domenica pomeriggio, quando un'altra settimana sarà finita, sulla Terra, senza aver portato grosse novità. Giada, innanzitutto complimenti. Noi di Click Movie abbiamo visto in anteprima il film che ti vede protagonista su Marte non c'è il mare e che uscirà nelle prossime settimane e sei stata bravissima. Vuoi raccontarci com'è stato lavorare con il maestro? Per te che sei così giovane all'esordio deve essere un privilegio essere stata scelta per un ruolo di questo tipo. Cosa ne pensi? Grazie per i complimenti e buon pomeriggio a tutti. Che dire, sono molto emozionata. Il film, dopo le prime proiezioni riservate alla stampa, uscirà in tutta Italia. Tesa? Sì, mi sembra di vivere un sogno. Tutto è iniziato quando il maestro Bernati mi ha scelta e per la parte pensavo fosse importante. Quando il maestro Bernati mi ha scelta per la parte, pensavo fosse molto importante prenderlo nel culo. Cazzo, tu? Sapevo che eri a New York. Ho incontrato Ivan qualche tempo fa e mi ha detto che stavi andando forte, eh? Sì, in realtà sono tornato già da un anno, era solo un master. Ah. Diciamo che una volta finito l'accademia ci ha un po' abbandonato. E così il nostro Marco è tornato a casa, eh? Perché se gli americani non ti capiscono, noi ce ne fottiamo. E vorrà dire che spaccherai tutto qui. Speriamo. Ma stai girando uno dei tuoi soliti filmini? No, devo fare qualche foto e un video promozionale a questa pizzeria, l'hanno appena aperta. Ah, li conosco loro. E pensa che la figlia del proprietario me la bombava un po' di tempo fa. E tu cosa combini, lavori? Beh, io sono un po' come te, Marcolino, la gente non mi capisce. Dice che non ho voglia di fare niente e... Forse adesso vado giù in meridione dai cugini che dovrebbero trovarmi lavoro. Mi ha fatto piacere vederti, Ferro, scappo a lavorare. Marco, tu sei un artista. Non puoi perdere tempo a fare delle foto delle pizze. Ci beviamo qualcosa una di queste sere, eh? Ti scrivo in chat. Va bene. Salutami, Ivan! Ok, in effetti non so come sia successo. È stato tutto molto veloce. Mi sono diplomato, ho scelto un corso di laurea, ho cambiato due città, sono stato con una ragazza che amavo e che non è più con me da tempo, ho dato tanti esami, fatto viaggi in posti lontani, conosciuto gente inutile. Ho bevuto e mi sono ubriacato. Ho litigato, mi sono laureato, specializzato e ora sono qui. A riprendere il fumo che esce da una quattro stagioni.
Sapete chi ho incontrato stamattina? Ferro. Wow. Cazzo, Ferro. Che uomo di merda. Ogni tanto lo incontro anch'io. Oh, quello non ha mai combinato nulla nella sua vita. È brutto come la fa. Non ha un soldo, eppure ogni volta riesce a farsele tutte. Ivan, sei serio? Ma tutte chi? Io l'ho visto sempre in giro da solo, al massimo con dei comodini. È finito questo cellulare? Beh, per esempio Gloria se l'è fatta, lo so per certo. Vabbè, per l'appunto, un comodino. Giulio, ma la tua metà dov'è? Ci stavamo scrivendo ora. Rimane a casa. È stanca. Come se io non mi fossi fatto il culo 9 ore al giorno per tutta la settimana, con quel rompicoglioni di mio padre. Oh, ragazzi, guardate chi è entrato, idolo! Ti prego, non farlo venire qui. Jack! Ciao, Jack. Che combini? Cazzo, grande, Jack. Hai visto il video che ho messo su Facebook? Il gol di Cantona al Liverpool lo conosco a memoria. Cos'era, una finale di Coppa dei Campioni? Nah, è fake up. Ragazzi, facciamo sta domanda così poi se ne va. Dai, Giulio, non fare l'odioso. Comunque, vediamo. Chi c'era titolare in porta nel Torino stagione 1967-68? Lidovieri. Cazzo, Jack. Ha una memoria infallibile, ogni volta. Alt, come fate a esserne certi? Prima controlliamo. Ma controlla quel che vuoi. Tanto lo so che Jack è sempre sul pezzo. Oh, tieniti 2 euro, va? Vatti a fare uno shot. Grazie, ragazzi. Ciao, buona serata. Impressionante, cazzo, impressionante. Senti poi, Ivan, ma alla fine quel tuo cliente riesce a imbucarci al festone? No, perché un altro weekend del genere mi viene voglia di tumularmi in casa. Io, ai genitori dell'Eusepia, ho venduto un cottage in montagna e un attico in centro. Vuoi che non riesca a farmi imbucare al suo compleanno? Eh? E poi sono carico anch'io, cosa credi? Sono 6 mesi che non consumo. L'ultima era stata... Ileana, la cassiera del supermarket. E vabbè, era tanto per parlare di qualcosa. Oh, guarda questo. È ancora attaccato al telefono. No, ma davvero? Ma chi stai scrivendo adesso? Stavo controllando chi c'era in porta nel Granata nel campionato 67-68. No, ma tu non ce la fai più. Cos'è? Se ha sbagliato vai da Jack e ti fai restituire i miei 2 euro. Il fatto è che c'era Lidovieri. Ma come cazzo fa? Andiamo a bere ancora qualcosa? Io vado a salutare Maria. Fuori il caso che domani passo dallo studio. Sta canonista? No, è che fra 3 mesi ho quel cazzo di esame di Stato. Continuo a sognare. Ciao, ragazzi. No. Vai, vai. Tu invece cosa vuoi fare? Re supremo degli agenti immobiliari? Hai soldi? Guarda, mi sono svegliato alle 10 e la cosa più faticosa che ho fatto è stata montare e smontare il cavalletto. E allora ci penso io come far svoltare la serata! Può diventare insopportabile la voce metallica delle compagnie telefoniche che ti dicono «L'utente non è al momento raggiungibile. Devi riprovare più tardi». Che poi quel più tardi è indefinito e non passa mai. Soprattutto di notte.
Pronto? Ciao Marco, ho trovato una tua chiamata alle 3:20 del mattino. Tutto bene? Che volevi? Una chiamata mia? Sì, perché ho visto la tua intervista su internet, quella del film di Bernati. Come si chiama? Su Marte non c'è il mare. E niente, volevo farti complimenti. E mi chiami nel cuore della notte per dirmelo. Cos'è, avevi bevuto? No, ma va, figurati, è che era venerdì sera, pensavo fossi sveglia. Vabbè, guarda, non dico niente. Grazie del pensiero in ogni caso e buona giornata. Ah, grazie, prego, buona giornata anche a te. Che figura di merda, che figura di merda! Davvero, Marco, che figura di merda. Ancora a fare lo stalker con quella che manco ti caga più. Il film di Bernati, poi. Sono anni che dici che fa della spazzatura. Sei proprio un paraculo, come direbbe la nostra attrice preferita. Per favore, lasciamo stare la critica cinematografica. E comunque la colpa è tua. Mi cominci ad andare in quei posti di merda dove non mi rimane altro da fare se non bere come un folle e da sbronzo chiamare ex fidanzate nel cuore della notte. Allora ha ragione Giulio. Tu sei ancora completamente in balia di quella. Te ne vai. Ok. Faccio colazione e vado. Una cosa, Marco, è ancora vuoto l'appartamento qui di fronte? Sì. I miei non vogliono né vendere né affittare. Credo che mia madre non si sia ancora ripresa. Sono 2 anni che tuo nonno è morto, però. Beh, fai il commerciale anche con gli amici adesso. Ma poi puoi parlarmi di lavoro il sabato mattina. È ancora tutto indefinito. Però mi sa che possiamo fare una gran bella mossa insieme. Parlo di bei soldi. Ivan, ci senti? I miei non vogliono affittare quella casa. La trattano come se fosse il museo dei ricordi. Mia madre è arrivata a livelli folli che manco sposta i mobili di mezzo centimetro. E poi, se anche fosse che riesce a concludere una trattativa, spilorcio come mio padre non mi passerebbe nulla. E chi ha detto che loro debbano sapere qualcosa? Vivono ad un'ora da qui. No, vabbè, tu sei ancora ubriaco. Sono tutti intestati a loro. Ti pare che facciamo un contratto d'affitto senza i padroni di casa? E quando tornano d'estate e per Natale come gli nascondiamo i nuovi affittuari qua di fronte? Dai, Ivan, lo sai, abbiamo già fatto questo discorso. A me i soldi farebbero comodissimo. Da quando sono tornato dall'America non vedo un centesimo dei miei. Sono costretto a filmare le pizze per pagare le bollette. Ho un cliente particolare, Marco. Sta cercando un appartamento tranquillo, ci vuole stare una notte a settimana. Il venerdì. Paga una follia. Mi ha chiesto di non dire niente neanche in agenzia. E solo per cercare. E mantenere riservo mi ha dato 500 euro cash. Quanto? Ho pensato a qui. Tu mi copri le spalle e ti fai i cazzi tuoi. A casa è un quartiere tranquillo. Sopra ci sono solo 3 vecchi che quando questo arrivo sono in fase REM. Il ricco maiale quanto paga per scoparsi l'amichetta? Tanto, Marco. Ha detto che vuole fare una prova. Testare l'appartamento, così ha detto. 1 mese, 4 notti, 2000 euro. Ed è solo per cominciare. Poi è disposto a dare anche di più. Questo weekend sembrava una merda, persino più noioso del solito. E poi arrivi tu queste notizie. Ma scusa, ma perché non mi hai anticipato niente ieri? Perché non le ha detto ancora nulla. Questo un po' non risponde al telefono, un po' si fa desiderare. E poi non parlo mai di lavoro il venerdì sera. Voi siete fuori di testa. Non sono sorpreso più di tanto da Ivan, che è solito fare cazzate. Ma tu? Punto primo, non dovevi dire un cazzo qua al novello per i mesi. Ma hai mai sentito parlare di privacy? Poi le figure di merda le faccio io. Dai, sono 15 anni che ci conosciamo, non mi sembra che Giulia abbia mai chiacchierato in giro. Infatti, vi sto solo mettendo in guardia. Ma spiegatemi perché un tizio dovrebbe darvi 500 euro a notte per dormire in un trilocale anonimo, peraltro arredato malissimo, e non andare in una suite di un hotel a 5 stelle. Oh, ma trilocale anonimo cosa? Ma poi scusa, l'aveva arredato mia nonna quasi 40 anni fa, non c'erano mica l'IKEA e lo stile minimal allora. È il punto un altro. Ragazzi, o siete tonti o fate finta di non vedere. In hotel ci si deve registrare. Documenti e compagnia bella. In hotel capita che ci siano delle telecamere a circuito chiuso, nelle hall, nei parcheggi, negli ascensori. Beh, se io fossi con la mia amante, non vorrei farmi vedere in un hotel e lasciare il mio documento a un portiere qualsiasi. La gente parla.
Ah, né tantomeno farmi inquadrare da una telecamera, eh. In meno di un'ora da qui sei a Torino, sei a Milano, sei a Genova. È pieno di hotel bellissimi che costano meno di 500 euro a notte. E dove il tuo misterioso cliente non è un cazzo di nessuno e può tranquillamente registrarsi. Per di più, c'è la legge sulla privacy. L'albergo può fornire i dati dei propri clienti solo se vi sono delle indagini in corso e se vengono richieste dalle forze dell'ordine. Non certo per una moglie insospettita e gelosa. Vabbè, quindi? E quindi il tizio non vuole l'appartamento di tuo nonno per scoparsi l'amante? Sveglia. No, certo. Lo usa per affettare giovani vergini al chiaror di luna. Non dico sia un killer, stupido. Dai, Giulio, Ted Bundy a parte, a cosa stai pensando? Ipotesi 1, droga. Magari usano casa di tuo nonno per spacciare, magari per tagliare una grossa partita, o magari per cucinarla. Questo ci è rimasto sotto con Breaking Bad. Ma ripigliati, Giulio. Fatti un po' di rosso, va. Ipotesi 2. Prostituzione, escort, eccetera. Ivan ha detto che il tizio viaggia in Maserati, veste bene e non parla mai del suo lavoro. Il ritratto perfetto del pappone dello spacciatore. Non ho detto questo. Ho detto che rimane sempre un po' sul vago, dice che è nell'edilizia. Sì, che in effetti può voler dir tutto e niente. Ok, mi è salita l'ansia. Se vuoi domani, in base alle due ipotesi, anche se ne avrei altre 3 o 4 in mente, ti posso dire quali sono i reati che puoi commettere, dal favoreggiamento della prostituzione in su. E vi posso stimare anche quanto rischiate di galera. Salute, amici. Cosa facciamo dopo cena? Nella prossima puntata di Su Marte non c'è il mare. Ma non avevamo deciso di lasciar perdere. Non posso più permettermi di pensare all'etica. Etica a parte. Giulio ci aveva parlato di galera. Sei un coglione. C'era una possibilità su 1 milione. Un povero coglione presuntuoso. Accade ogni tanto che il venerdì diventi qualcosa di più di un'illusione. Si trasforma quasi in una promessa. Questo succede quando c'è un grande evento alle porte e le attese sono più alte del solito. Se ne parla prima, per giorni. Che sia un compleanno, una festa di laurea o che qualche ricco annoiato apra semplicemente le porte della sua bella casa facendosela distruggere da decine di conoscenti sconosciuti. In qualunque di questi casi, il venerdì diventa una promessa, quasi sempre non mantenuta. Mister Eusepi, è il suo agente immobiliare che le parla. Scusami un attimo. Ivan, bravo, sei venuto. Ti presento il futuro avvocato Giulio Timberti. Piacere. Ah sì, i miei genitori conoscono tuo padre. E il futuro Spielberg. Marco Lana! Ciao, complimenti per la casa. Grazie. Ragazzi, divertitevi e mi raccomando, prendetevi da bere. Eh? Contaci grande, a dopo. Se compri un Boxster, non compri una Porsche. È anni che lo dico.
boxer è soltanto voglia di porci. Lei l'ho pure lasciato. Cioè, amore, fammi capire. Sbombinato suo amico, è stata beccata, perdonata e l'ha pure mollato. Evidentemente si è fatta i suoi conti la ragazza. Il tipo con cui andava, di nascosto, è pieno di soldi. Ragazzi, sono quasi 3 ore che siamo qui a romperci le scatole. C'è della gente imbarazzante. Giuro che se sento ancora parlare di golf club e mocassini, vomito. Giù, tu vai pure a casa. Questo qua è un cliente, non è che posso andare via così. A parte che il tuo cliente non ti ha cagato mezzo secondo. E poi a sto giro sono d'accordo con Giulio. Dai, le ragazze sono tutte dei mignottoni che pensano di essere dentro Gossip Girl. No. Mignottoni che però non la daranno mai né al re degli agenti immobiliari né al regista fallito. Che mentalità da perdente che ha. Ma chi te l'ha detto che non ce la dà? Scusa. C'è la figlia di Rosini che continua a fissarmi. Ok, dopo questa io vado, ragazzi. Marco, tu rimani con l'anima della festa o vuoi un passaggio? Uè, Mark, non fare lo stronzo, eh? Dai, restiamo ancora un po'. Cascasse il mondo, alle 2 siamo a casa. Ci vediamo domani. Ciao, ragazzi. Sei un coglione. C'era una possibilità su 1 milione. Un povero coglione presuntuoso. Dottor Brancusi? Salve, sono Lana, il ragazzo dei video. Scusi se la disturbo il sabato. Volevo chiederle se la settimana prossima riesce a saldarmi il lavoro del mese scorso. Sì, no, di solito il pagamento a 60 giorni va benissimo. Solo che questo mese ho avuto un po' di spese. Certo. Grazie, grazie lo stesso. Arrivederci. Ciao, ma. Come state? No, non sono ancora andata a vederlo. Com'è, bello? Stavo pensando di cambiare telecamera. Perché a livello qualitativo ormai non regge il confronto con certi lavori. Boh, sui 5.000 euro. Il prossimo anno compiamo 28 anni, lo sai. Siamo drammaticamente vicini ai 30. Il pare di cozzo no, però. Ah no, cosa vuoi? Stacco un assegno e vado? Non ti chiederei mai una cosa del genere, non per quella cifra comunque. Io non me ne sono quasi reso conto, giù. Ero marcio, ho visto tutti quei caffoni arricchiti gonfiare il petto per ore e mi è venuta la sindrome d'onnipotenza. Dicevo, adesso vi faccio vedere quanto siete coglioni. Sì, ma poteva anche essere una partita giocata contro una massa di deficienti disposti a buttare via un po' di soldi, ma punto primo, se sei brillo, non giochi. Punto secondo, tu non sei certamente un principiante, ma non sei neanche sto Ungar. E punto terzo, e più importante, non rischi di perdere 20.000 euro in 20 minuti se non li hai sul conto in banca. Lo so, non c'è bisogno di ripetere. Cosa vuoi fare? Se va bene, mia madre mi dà 1.000 euro. In giro di 20 di giorni dovrei recuperarne altri 1.000 da lavori non pagati. Ne mancano 18. Sai che mi metto a fare pure i matrimoni. Il pezzo di merda della festa mi ha anche dato un paio di mesi per saldare. Facevo lo splendido, quello che non ha fretta. Sì, per ora non ha fretta. Io ti posso aiutare al massimo con 2.000-3.000 euro, non di più. No, dagli amici non voglio nulla. Ah no? Cosa pensi di fare su 18.000 euro in 2 mesi filmando coppie che si sposano? Lui sì che non ha preoccupazioni. Studia a memoria l'almanacco, colleziona le sue sciarpe e via. Com'è che la tua ragazza non la vediamo praticamente più? Che c'entra? Boh. Ci stiamo lasciando. Mi spiace, davvero. Sono 2 mesi che non scopriamo. L'altra sera in pizzeria in un'ora abbiamo detto 97 parole. 97? Le ho contate. E qui c'è tutto lo spazio che vuole.
È carino, ma credo che mia nipote voglia qualcosa di più vicino al centro. Signora, in 10 minuti a piedi da qui, arriva direttamente in braccio al sindaco. In che senso, scusi? Nel senso che ha 10 minuti a piedi dal municipio, quindi dalla piazza principale, quindi dal centro. Mi scusi un secondo. Cosa ci fai quest'ora? Infatti l'agenzia mi ha detto che ti trovo qui. Aspetta un secondo. Senta, sì. Io sentirò mia nipote e poi le faccio sapere. Va bene, signora. Non ci pensate troppo che c'è tanta gente dietro questo gioiellino, eh? D'accordo. Arrivederci. Un saluto, eh. A presto. Ma non avevamo deciso di lasciar perdere. Non posso più permettermi di pensare all'etica. Etica a parte. Giulio ci aveva parlato di galera. Spesso ha dei modi di fare di merda quel ragazzo, sono io il primo a dirlo. Però questa volta... Sì, ci aveva fatto cambiare idea. Ok. E se la smettessimo di farci 2000 pippe mentali? Ivan, è l'unico modo che ho per chiudere questa storia. Neanche il mio cliente, tra l'altro, credo riesca a darti tutti questi soldi in così poco tempo. Vabbè, però possiamo chiedergli un anticipo? O... Ma che cazzo ne so, sei tu il commerciale? Senti, fammici parlare, ti aggiorno. Mi chiami stasera? Se mi risponde, sì. Te l'ho già detto che non è semplicissimo comunicare con questo. Grazie, bello. A dopo. Chiari e amicizia lunga. Il cliente paga tanto e chiede assoluto riserbo. Niente carte, niente documenti. Quello che c'è da sapere, poco e niente, dire il vero, lo so io e stop. Tu mi dai una copia delle chiavi. Facciamo un bel duplicato e lo passiamo al nostro amico. Ha già detto che restituirà l'alloggio come l'ha trovato. Mi dice che vuole solo stare tranquillo. Il venerdì notte, da mezzanotte alla mattina. Dopo nessuno deve farsi vedere in casa di tuo nonno. Paga cash, in anticipo. Non parcheggia sotto casa. Nelle scale sarà un flash. La prima volta sarà di prova. Ah, si può portare compagnia se vuole. E mi ha garantito niente droga, niente troie. È il mio primo weekend da single. I genitori di Marco hanno deciso di proteggere il loro pulcino. Ti prego, non rendere tutto più imbarazzante di quello che è. Insomma, va tutto bene, no? Ragazzi, giuro che stasera non voglio di andare a casa presto. Io invece saluto le vostre belle facce, ingoio 2 mentine e scappo, che stasera c'ho un appuntamento. Non ci credo, che hai fatto su stavolta? Ve l'avevo detto che la figlia dei Rossini mi fissava. Scusa, ma esci da solo con lei? Come hai fatto? Cinemino, un classico. Dai, sono contento. In bocca al lupo. Vado a pisciare questo schifo di dire cinese, no? Ciao, Ivan. Ho figlio del Rossini. Sono un po' teso per stasera. Esci. Fatti delle birre. Stai con Giulio che a pezzi per via di Maria. Non ci pensare. Entra ed esci di casa come se niente fosse. Fatti i cazzi tuoi. Vedrai che questo è un dritto, non te ne accorgi neanche. E se si trova bene, abbiamo tra le mani una miniera d'oro. Come quella di zio Paperone, altro che. Zio Paperone sta in un deposito pieno di dollari, non in una miniera. Sostantivo maschile e femminile. Cagacazzo. Tu. Small. I
poi? No, no, si sono trasferiti qualche anno fa. Ti sei incantato? Oh, scusami, apro subito. Permessa. Nella prossima puntata di Su Marte non c'è il mare. Maestro Lana. Giada. Ciao. Che cosa ci fai qui? Il tuo cliente è un pezzo di merda, mi sta prendendo in giro. Se parti così non andiamo bene. Ma tu parli in questo modo perché non è casa tua. Ma hanno sentito un po' di musica e quindi... Se fosse in casa mia, a quel prezzo gli farei ascoltare tutta la cazzo di playlist che ho sul computer. Tutta. E ti assicuro che sono giga e giga di robaggio. Vabbè, va. Vado a bere un caffè e a leggere due stronzate sul calciomercato. Così scarico la tensione. Bravo Marcolino! A che ora attacchi al lavoro? No, oggi sono tranquillo. Ho solo un appuntamento alle 10, devo fare dei preventivi a un cliente. Rilassati. Caffè, gazzetta, italiano medio. E invece te, come va con la tua nuova fiamma? Bah, non ho ancora capito cosa le passi per la testa. Un po' sembra che me la voglia dare, un po' fa la preziosetta. Tipo? È tipo che ieri le ho chiesto se voleva venire a vedere la TV da me. E mi ha detto di no. Come se fossi il mostro di Düsseldorf. La TV? Mamma mia, quanto sei anni 90. Hai fatto veramente una richiesta da super spiegata. Ah, parli tu. Mi ha detto Giulio che ieri avete conosciuto due tizi e che hai parlato tutta la sera del metacinema. Che poi, che cazzo è sto metacinema? Sono anni che ogni tanto lo tiri fuori creandoti il vuoto intorno. Ciao, Ivan. Magari uno di questi giorni ti chiamo, così vieni da me a guardare la TV. Bisogno. Ehi! Hey. Una domanda per un caffè, una domanda per un caffè! Dopo, Jack! Maestro Lana! Giada! Ciao! Che cosa ci fai qui? È la città in cui sono nata, in cui vivo. Ah, sì, scusa, pensavo fossi in promozione per il film. Sì, mi sono presa giusto un weekend per salutare i miei, poi si torna alla corte di Bernati. Ah, beh, sei stata fortunata a incontrare uno come lui. Tu hai sempre detestato i suoi film. Dai, non devi fare il diplomatico anche con me. Sì, oddio, non mi fanno impazzire, ma è comunque uno dei migliori registi che abbiamo in Italia, quindi chi se ne frega, farà bene la tua carriera. Il giovane idealista da Cineforum dove è finito? Oggi perché non mi caghi? Dai, scegli un campionato, tedesco o austriaco? Scappo, Marco, saluta gli altri. Magari ti offro un caffè prima che tu riparta. Magari. Tedesco o austriaco? Ciao. Tedesco o austriaco? Austriaco. Chi è il miglior marcatore nella storia del Rapid Vienna? Thank you.
Succede poi che il venerdì, semplicemente, smette di essere un'illusione o una promessa non mantenuta, trasformandosi in un'ossessione. Una cristallina e puntuale ossessione. I tuoi amici me l'ha detto che eri ammalato. No, è che ho fatto tutto il pomeriggio post-produzione al computer e ho un compasso piantato nella testa. Però bevi la birra. E soprattutto non avevo voglia di uscire. Però mi fa piacere che tu sia passato. Che vuoi farci? Ho un debole per i ragazzi che evaporano nel nulla. Ma figurati, ma dove vuoi che vada? No, è che è stato un periodo un po' così. Comunque io sarò alla tomba. Ti ho beccato nel letto con la febbre alta. E io invece ho un debole per le ragazze che sbucano fuori il venerdì notte dal nulla. Buona notte, amore. Sarai sempre bellissimo. Volevo portarti un DVD, ma poi avevo il terrore della lezioncina, tipo questi sono filmacci e bla bla bla. Oddio, ma sono davvero così noioso? Anche oggi Ivan mi diceva la stessa. Sì, un po'. Però in questa città c'è molto di peggio. E poi sei carino. Chi è Ivan? Il terzo componente del magico trio? Sì, ma sicuramente l'hai già visto in giro. Comunque anche oggi sia Ivan che la mia ex nel giro di pochi minuti mi hanno dato del cinefino nero. Facciamo così. Non mi parlerai della tua ex. In cambio finiremo il vino e la birra e mi farò scopare finché avrai voglia. Ok? Tornerò nei tuoi pensieri. Tornerò per viverti. Ok, l'importante è che guardi sempre in camera e cerchi di essere il più spontaneo possibile, ok? Ci proviamo. Ma risponda pure, ci mancherebbe. Scusi, è un secondo. Pronto? Marco, è lei? Sono la signorina Bo. Ho provato a suonarle 4 volte. Sì, buongiorno, sto lavorando, quindi mi dica. Mi disturbo sul cellulare, ma la mia chiamata era per invitarla a non effettuare più lavori nelle ore notturne. Dove è finito quel minimo di civiltà? No, mi scusi, non capisco. Non faccia finta di non capire. La prossima volta che sento un trapano alle 3 di notte, avviso sua madre. Ho 82 anni io. Cerchi di capire. Non succederà più, gliel'assicuro. Scusi, però adesso devo veramente scappare. Scusi, scusi ancora. Ok, il motore è partito. Quando vuole? Cliente è un pezzo di merda, mi sta prendendo in giro. Shh, abbassa la voce. Oh Marco, ma che cazzo ti prende? Non puoi piombarmi così in ufficio e fare ogni settimana il paranoico. Paranoico? Ho trovato dei preservativi e della cocaina. Della droga, cazzo. Giulia aveva ragione, finiamo in galera. Ma la cosa più grave è una... Nessuno ha mai pensato che quello ti affittasse l'appartamento per dire Rosario Simili, giusto? Si fa qualche striscia e si scopa delle troie. E quindi? Amen. Il più è che sia discreto, paghi e mantenga tutto in ordine e fine. Fammi finire, perché il brillante testa di cazzo che mi hai messo in casa è tutto meno che discreto. Si è messo a fare dei buchi col trapano ieri notte. E sai chi è venuta a dirmelo? La vecchia stronza del piano di sopra. È un miracolo che non abbia già chiamato i miei. Scusa? E chi ti ha detto che lui ha usato un trapano? Magari la vicina di Lira o ha scambiato un brano dubstep per qualcos'altro. Hanno cambiato serratura in una delle stanze, ok? L'ho visto con i miei occhi poco fa. Sono chiuso fuori da quella stanza. Potrebbero tranquillamente stipare pacchi pieni di droga o pezzi di cadavere al di là del muro, per quanto ne sappiamo. Ma ora stai esagerando, Marco. Dai, esci dal romanzo. Comunque, adesso mi metto in contatto con lui e gli chiedo spiegazioni. Lui, il cliente? Ivan, hai rotto il cazzo con questi modi di fare misteriosi, ok? Non stiamo giocando a Cluedo. C'è gente che sniffa ed entra mascherata in casa mia. Armeggia coi trapani e mi cambia le serrature di casa. E tu ancora non mi dici il nome di sto tizio. Credimi, è
È molto meglio così. Facciamo in questo modo. Io adesso chiamo un fabbro e la donna delle pulizie e faccio rimettere tutto com'era. E trovo qualsiasi altro modo per saldare il debito con quel faccia di merda della festa. Sono anche disposto a lavorare 14 ore al giorno, anche a chiedere un prestito ai miei piuttosto che vedere arrivare la polizia a casa mia. Senti, ma facciamo così invece. In questa busta ci sono 22.000 euro, prendili. Salda il debito con l'amico Giuseppe. Il resto te lo metti da parte. Poi ti fai qualche giorno via con la tua nuova tipa, come si chiama? Marta, no? Francesca. Ecco, prendi Francesca. Andate a vedere qualche borgo in Toscana o rinchiuditi in una spa per 48 ore. Nel frattempo io chiamo il cliente. Gli dico che non siamo per niente contenti di come stanno andando le cose. Se scopa o pippa non ci interessa. Se ai suoi amici piace mascherarsi, tanto meno. Io non ho nulla contro chi si traveste. Sono pure stato al Gay Pride una volta. Ma non si cambia nulla in casa come da accordi. Niente più vicini incazzati, né serrature cambiate, né rumori vari, ok? Tu da quando tieni in ufficio migliaia di euro in contanti? Mi ha pagato 2 giorni fa, tu eri ammalato. Te li avrei dati domani, al più tardi lunedì. E non dubitare sulla mia onestà in fatto di affari che mi fa incazzare, eh? Ivan, non fare lo stronzo. Doveva darci molti meno soldi. Com'è che dopo 2 volte già ci riempi con questi? Senti, so contare anch'io, cosa credi? Si è trovato bene. Lui mi diceva che i suoi amici erano contenti, che la casa era perfetta. Via isolata, quartiere anonimo, vicini con i fantasmi. Morale, ho trattato. Sono un commerciale. E sei riuscita a farti dare i soldi di un anno di affitto in poche settimane? Aspetti che io ci creda? Senza contare che ancora non ho capito quanto prendi tu. Stai esagerando, Marco. Ci sono persone molto ricche al mondo, bello. Persone che guadagnano questa cifra in poche ore. E che per un po' di privacy e tranquillità sono disposte a pagare un sacco. Io quella tranquillità gliela faccio avere, punto. Sei l'unico padrone di casa al mondo che si lamenta per aver preso più soldi del dovuto. Comunque, adesso fai come ti dico. Tranquillizzati. Ti assicuro che nessuno cambierà più nulla in casa del nonnino. Niente più casino di notte. Se succede ancora anche solo mezza volta, tutto finito. Caput, fuori dalle palle. Che si cerchi in un altro appartamento. Vabbè, se voglio che questa cosa finisca, quanto preavviso devi dare a Mr. X? Beh, non ne abbiamo parlato, ma credo ben poco. Il tempo di riorganizzarsi. Se vuoi gli chiedo anche quello quando lo sento. Però poi dovremmo ridargli la differenza di soldi. Un bel casino, non trovi? Già, proprio un bel casino. Assurdo andare a mangiare del finto cibo giapponese in un ristorante gestito da un cinese che paga 5 euro all'ora ai suoi connazionali. Beh, se per questo ci lavorano anche gli italiani, Ma non credo che il punto fosse quello. No, infatti il discorso era un altro. Ragazzi, ma tutte le volte che dovete decidere dove andare a cena fate questa consultazione tipo Senato. La prossima volta ci penserei 2 volte prima di proporre il giappo. Ehi ragazzi, buonasera. Ciao Ferro. Ivan, vecchio leone, sempre in mezzo alla figa, eh? E loro sono Francesca e Ilaria. Muy incantato. Non ti si vede spesso da queste parti. Nah, questi locali da intellettuali del cazzo mi danno parecchio il volta stomaco. Ma questa sera c'è una festa di compleanno nella sala qua dietro. Io di solito bazzico in posti con un po' più di movimento, come anche il torello qua. Beh, ci vediamo allora, eh? Sì, ci vediamo, magari dopo. Ma che fine ha fatto il nostro regista? Ultimamente è stato preso da impegni familiari e professionali. Ma gli farmi avere i tuoi saluti. Bella. Signore? Chi è questo buzzurro? Lascia perdere, va. Piuttosto, io ormai sono abituato a dare certe risposte diplomatiche quando mi chiedono di Marco. Ma voi avete idea di cosa stia succedendo? Ma starà bene, dai. Sarà un periodo che ha un po' più di lavoro del solito. E poi dai, Marco ha sempre avuto una salute di merda, lo sappiamo tutti. Fin da ragazzino. Quando andavamo a scuola ti ricordi che gli veniva sempre qualcosa?
Direi che non è solo il lavoro o qualche mal di gola. Io lo frequento da poco, ma mi accorgo che ha qualcosa che non va. Voi lo conoscete da una vita e non fate nulla per capire. No, pur volendo a me non dice nulla. Vuole farti leggere i nostri messaggi o farti sentire le nostre telefonate. Sono più noiose di quelle con mia madre. Ciao, tutto a posto? Sì, sì, tutto ok. Quattro cazzate e via. Beh, ragazzi, forse sta cercando di dirvi qualcosa, ma non ha le parole per farlo. No, ma le parole per dire che cosa, dai. E poi tu, Francesca, non è che perché ti sei scopata qualche volta il mio amico puoi venire qui e metterti a fare la psicologa del cazzo che capisce ogni sfumatura. Il solito raffinato. Comunque, ragazzi, dai, capita a tutti di avere dei momenti di calma. Isolamento dal mondo e bla bla bla. Solo che non ricordo di aver visto così poco Marco da quando siamo bambini. Fatti due domande. Persino da New York, su Skype, interagiva con me più che adesso. Ragazzi, scusate, non vorrei cambiare discorso, ma ho fame. Anch'io. Visto che avete tutti questi problemi etici sul Giappo, quali sono le alternative? Nella prossima puntata di Su Marte non c'è il mare. Devo parlarti. Quella bellezza. Ti credevo morto e sepolto. Io non ho idea di chi ci sia dietro tutto questo. Non so nemmeno se sia fra queste persone riprese. Aprite! Ero quasi certa di sentire odore di cadavere da dietro alla porta. E invece... Come sei entrata nelle scale? Ah, il portone era aperto. Niente, ciao, come va? Sì, scusami, che sono giorni che non esco di casa e dormo pochissimo. Marco, che succede? Guarda che stanno iniziando a preoccuparsi anche gli altri. Ti va un tè? I biscotti sono finiti e... Anzi, credo che in effetti non ci sia rimasto più nulla da mangiare in casa. No, solo te va bene. Ma da quant'è che non pulisci qua? Sì, lo so, la casa fa schifo, io pure. Sono a pezzi. Sei la prima persona con cui parlo da giorni. E oggi è anche venerdì. E questo cosa c'entra? Io non ho idea di chi ci sia dietro tutto questo. Non so nemmeno se sia fra queste persone riprese. Non ho parole. Ci sono alcune delle persone più potenti della provincia. Sì, ed entrano ed escono come se fossero da un cazzo di barbiere a comprare il pane. E invece bevono, scopano e si drogano come dei condannati a morte. Sono riuscito a identificarne almeno 10. Ma tutto è partito da questo figlio di puttana. Il rampollo degli Eusebi? Esatto. Ho riconosciuto subito la sua faccia da cazzo. E da lì Google Immagini, giornali locali e social network sono andati avanti. Questo qui alto e grosso è il vice sindaco.
Questo qui invece è nel CDA di un SPA. Sai la Grox? Quelli che fabbricano cacciaviti. Perché devono fare tutto questo in un appartamento e non in qualche bordello? Oppure non hanno una villa, una tenuta, che cavolo ne so? Se un senatore entra in un locale notturno fa subito scalpore, no? Invece l'uomo d'affari che fa beneficenza sotto Natale e dopo essersi fatto un'orgetta accompagna i figli a scuola, credi che voglia tutto questo nella sua villa di campagna? Pensaci, così hanno trovato la soluzione ideale. Mantengono un profilo basso e hanno molte meno possibilità di essere scoperti. Probabilmente cambierà anche appartamento ogni tot mesi e Ivan fa da ponte per trovargli la location. Ma quello è proprio un povero cretino. Manco si rende conto di essere una marionetta. Semmai questa storia viene a galla è il primo a finire male. Ah, ma io non guardo più in faccia nessuno. Continuerò a riprenderli finché vengono qui. Poi faccio un bel backup e mando tutti in questura. Marco, ma stai ragionando? Tu ad oggi sei quello che gli fornisce la casa. Oltre a rovinarti la vita per sempre finiresti anche tu sotto inchiesta. Non mi interessa niente, l'importante è che la paghino tutti loro. Ma stai dicendo delle follie, ma poi come puoi far passare altro tempo? Hai visto quella ragazza fuggire piangendo? Probabilmente qualche porco le ha fatto delle violenze e tu, invece che chiamare quel cretino di Ivan e far cacciare questo club di persone disgustose da casa tua immediatamente, aspetti che ci scappi il morto per poi fare giù le lassacce dei poveri? Quindi secondo il tuo ragionamento che cosa dovrei fare? Scegliere l'omertà? In questo caso sì. Hai fatto tutta una serie di cazzate enormi. Metterti in casa gente che non conosci, spiarli con i tuoi geggi, abbruttirti e rintanarti qui. E ora i prossimi passaggi quali sono? Infangare mezza città, rovinarti l'esistenza e finire in galera. Sì, direi che nella situazione in cui ti trovi non ci sono molte vie oltre a quella dell'omertà. Siamo più 9 con tutto il girone di ritorno. Secondo me è fattibilissimo. Sì, è sognatore, Ivan. Ormai non ci prendete più. Dopo che vi siete giocati male il derby, la carica di inizio campionato l'avete persa. E poi 9 punti non sono pochi. Devo parlarti. Uè, la bellezza. Ti credevo morto e sepolto. E poi cosa fai? Non saluti neanche. Ti ricordi Gigi? Ciao, Gigi. Ciao. Devo parlarti. Va bene, dai, ti faccio accomodare nel mio ufficio. Oggi sei sempre mestruato. A dopo. Ciao, Ivan. Ascoltami, Ivan, io restituisco tutti i soldi e tu mi garantisci che questa è l'ultima volta che quei figli di puttana che mi hai messo in casa staranno dall'altra parte del muro a fare le loro porcherie. Oh, ma quali porcherie? Ma che figli di puttana? Ma ci calmiamo, stai parlando a Vanvera. Marco, tu non ce la fai più, eh? Guarda, te lo confesso, io e Giulio pensiamo che ti stai esaurendo. Oh, non solo non sto parlando a Vanvera, ma ho anche installato un sistema circuito chiuso per videoregistrare il tuo fantomatico cliente. Ho visto cosa è successo venerdì scorso e mi basta. Finisce tutto qui. Non mi interessa come lo contatterai, come ti giustificherai, non mi interessa. Sono disposto anche ad umiliarmi, anche a chiedere soldi ai miei e a farmi spaccare la faccia dall'amico di Eusebi. L'unica cosa importante è che tutto questo finisca. Domani. Bravo, Marco. Hai fatto una gran bella cazzata. E chi è che avrebbe visto questi video? E soprattutto, dove li tieni? Chi ha visto i video non ti interessa. Li ho in un'unica copia, sul mio computer. E se tutto questo finisce come ti chiedo, domani andiamo insieme a casa mia e cancelliamo tutto. Possiamo anche formattare tutto il fottuto sistema, tutto l'hard disk e tutte le chiavette USB che mi trovi in casa. Non ha importanza. Ecco la troia saccente di Francesca, che ti ha caricato come una sveglia. Sei proprio un poveraccio. Il poveraccio sei tu, Ivan. Sei una persona piccola che farà una fine pessima. Perderai il lavoro e probabilmente finirai anche sotto processo. Io oggi non ti denuncio e finisci tutto qui e far finta che sia stato solo un brutto incubo. Ma prima o poi Ivan e i tuoi amici faranno qualche cazzata e tutto questo circo dell'orrore ti esploderà addosso. Come desidera, signor Lana. Il tempo di fare un paio di chiamate e dalla prossima settimana può cambiare le serrature, imbiancare quel cesso di casa che si ritrova. E sparire dalla mia vita per un bel pezzo. Pensavo fossimo amici. Invece sei solo un pezzo di merda. Facciamo qualcosa il prossimo weekend? Mare? Pesce? Vino bianco. Mi piace. Ma da lunedì ti rimetti a rispondere al telefono, alle mail. Francesca, me l'hai già detto, sì. Ripetita Juvent, specie con gli zucconi. Hai tolto le tue telecamerine da 007, là? Sì, sembri mia madre. Ok, dopo questo prendo le mie cose e vado. Ci vediamo più tardi? Ok, salutami Giulia e Ilaria.
Potresti uscire e farlo direttamente tu. Ho fatto già tanti passi in avanti nelle ultime 24 ore. Facciamo che il mio rientro in società lo spostiamo la settimana prossima. Ok, a dopo. E scegli un film bello, niente con i pettoni. Come sempre. Ciao. Tesoro, ti senti bene? Credo di sì. Ci hai fatto prendere un bello spavento. I papà siamo tornati nella notte, ci ha chiamato la polizia. Chi? La polizia, Marchi, ma non ricordi nulla. Questa notte i ladri sono entrati nella casa del nonno. Buongiorno, si è svegliato? Non lo intontisca di parole, signora, mi raccomando. Ma la serratura della stanza è Giada? Amore, cosa dici? La serratura l'hanno rotta. E cosa c'entra Giada? È normale che sia confuso con la botta che ha preso. Hai sentito la signorina? Io ora vado da tuo padre che è stato tutta la mattina in questura. Dopo passa a salutarti anche lui. A casa del nonno? È tutto in ordine, Carlo, non hanno portato via nulla. Li ha messi in fuga, anche se dopo l'ispettore ti farà una bella predica. Hai fatto bene a chiamare la polizia, ma non avresti dovuto avventurarti di là da solo. Ma io non ho chiamato nessuno. Cosa le ho detto, signora? Lasci riposare suo figlio? Vabbè, io ora vado a chiamare il fabbro. Torno stasera, va bene? Ah, ti ho preso il cellulare, nel caso mi volessi chiamare per qualcosa. Ci vediamo più tardi. Giulio, ciao, sono io. Senti, sono in ospedale, ho bisogno di vederti. Ho provato a chiamarti 3 volte, ma avevi il telefono spento. Che succede? Stanotte Ivan e Francesco hanno avuto un incidente in auto. Sono usciti di strada alla fine della tangenziale. E come stanno? Perché erano insieme? Non lo so. Quei due disgraziati sono finiti fuori strada. La macchina ha fatto un volo micidiale. Come stanno, Giulio? Sono morti entrambi sul colpo. Mi dispiace. Ma che diavolo fai qui? Tranquilla, ma ho chiamato per uscire. Ma sei impazzito? Ma un po' di buon senso. Ecco, bravo, vai di là, vatti a coricare.
mia ieri sera. Marco, stai bene? Io sono a Roma da una settimana. Se vai avanti a farmi queste telefonate, mi costringerai a chiamare. Una domanda per un caffè? Oh, Jack, te lo offro io il caffè, eh. Basta che non rompi le palle. Sono morti due ragazzi stanotte e tu ancora fare lo scemo. Conoscevo Ivan. Ecco, appunto. Allora basta queste classifiche dei cannonieri e sti cacciatori stronzi che conosci solo tu. Prenditi un caffè e stai buonino, dai. Che roba, morire così. Già. Cioè, per fortuna che me ne vado un po' da questa valle di lacrime. Dove te ne vai? Ma, giù in Puglia, dai miei cugini. Inizia la stagione e mi hanno preso come cameriere. Vabbè, visto i tempi va bene tutto, no? Ma sì. Ma la cosa bella è che riesco anche a affittare casa mia per quando non sarò qua. Un tipo si è fatto fregare. Mi dà almeno il doppio di quanto vale e la vuole soltanto una sera a settimana, il venerdì. Ma scusa, per 4 notti al mese non può andare in hotel? Ma cosa vuoi che ti dica? La gente è strana. Ah, vado a fumarmi la siga, va. E della musica che li rende abitati, le discoteche, le stanze d'ospedale, della canzone capace a sollevare il male. Dei bambini, i ritornelli nei cortili degli asili, il viaggio di un amico senza ritorno, la melodia che cura il nostro pianto sordo, musica musa, non smettere ti prego, senza ragione il tuo motivo ci salverà.